pomeriggio ventoso al Salvatore Carise, il primo giorno di lavoro di questa nuova avventura di Flavio Leo al Real Forio, però se non altro, mister, lo dicevamo anche con Luigi Esposito, lavorate col fresco. Infatti i ragazzi sono fortunati oggi perché hanno trovato una bellissima giornata per poter lavorare come primo giorno fisicamente. È chiaro che siamo partiti un po' in ritardo, però diciamo che abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare per quanto riguarda la preparazione della prima e della seconda settimana per poter poi arrivare, diciamo, a una condizione decente per affrontare la prima partita di Coppa Italia. Abbiamo sentito qualche parola del primo colloquio con la squadra in campo, chieste poche cose ai ragazzi ma essenziali. Assolutamente, è inutile cercare di fare tante cose, ci soffermeremo su due o tre aspetti e cercheremo di farli nel miglior modo possibile. È chiaro che questa è una squadra giovane e deve combattere in un campionato molto molto difficile, dove ci sono delle squadre attrezzatissime per vincere il campionato, e quest'anno, avendo 14 squadre, o stai sopra o stai sotto, quindi diciamo che ogni partita è veramente una battaglia, quindi dal primo giorno cercheremo di inculcare una mentalità molto combattiva e determinata per affrontare ogni partita nel miglior modo possibile. Uno staff tecnico molto ricco con, ci perdoni, la ciliegina sulla torta di Pierangelo Pesce come preparatore atletico, che penso che in una categoria come questa avere benzina nelle gambe sia un dato non trascurabile. Assolutamente, Pierangelo è un professionista e la prima volta che mi trovo a lavorare con lui, ma abbiamo scambiato un po' di idee e ci troviamo perfettamente in sintonia per quanto riguarda la preparazione atletica dei ragazzi. In tutto questo credo che lui ci possa dare assolutamente una grandissima mano a livello fisico. Adesso vedremo man mano, sicuramente i primi tempi saranno un po' difficili, non ci aspetteremo sicuramente questo mi auguro che anche il pubblico e la società capisca che i primi tempi sicuramente saranno molto difficili. I ragazzi stanno fermi da circa 6 mesi, se non di più, e quindi è difficile incominciare subito con una squadra che può partire con un grande sprint. Quindi ci aspettiamo anche un po' di salita inizialmente, però poi sono sicuro che la voglia dei ragazzi farà tutto il resto. Posso chiederti quanto è importante che all'interno di questo Real Forio sia presente un nucleo di giocatori che hanno già giocato insieme sia nel Real Forio, però anche ad esempio l'anno scorso nel Procida, facendo poi un campionato non certo di poco conto? Assolutamente, questa è una squadra e un gruppo importante, cioè io credo, come ho detto prima, ai ragazzi bisogna cominciare a essere gruppo negli spogliatoi, una buona parte già lo è, molti altri sono ragazzi che hanno giocato insieme nelle giovanili e si sono portati avanti per tanti anni. Diciamo che questo è un progetto che avevamo già in mente qualche anno fa, adesso stiamo cercando di ricucirlo di nuovo sulla maglia del Forio insieme a Giovanni Iovini, che comunque è una persona che è molto molto preparata ed è una persona di cui mi fido assolutamente, e forse a parte Pierangelo la ciliegina può essere anche Giovanni Iovine. Per salutarci con una battuta, quanto tempo c'è voluto a Flavio Leo per accettare di nuovo la panchina del Real Forio? Sinceramente 30 secondi. Il mio problema è che ho grande passione, sono legato a questo territorio, sono legato a questi colori ed è chiaro che nonostante il passato non sia stato assolutamente positivo per quanto riguarda i rapporti, ma posso tranquillamente sottolineare anche oggi che il lavoro che è stato fatto 3 anni fa era un lavoro su cui non mi recrimino assolutamente niente. Il problema è, sai, accetti, non accetti, ma nel momento in cui ti chiama una persona come Iovine, che tu comunque stimi totalmente, e c'è la possibilità di sviluppare il solito progetto sui giovani, è chiaro che io mi ci butto a capofitto. Questo è il discorso. Luigi Esposito, qui a Salvatore Carise parte ufficialmente la nuova stagione del Real Forio, oggi 31 agosto, primo giorno di allenamento. Innanzitutto ti chiedo com'è l'atmosfera, l'emozione di lavorare col fresco.
Fresco, la prima giornata un po' si sta più freschi. Ah, diciamo che l'emozione è molta perché abbiamo un sacco di ragazzi, siamo ritornati un po' indietro con i ragazzi che avevamo già in passato, con molti 99, e questo è un piacere averli con noi di nuovo. Sono felicissimo perché sono contento per quello che si sta costruendo in questo momento. Speriamo che riusciamo poi a risolvere la salvezza e arrivare con tranquillità alla salvezza. Però con te che vieni dal mondo del calcio giovanile c'è bisogno anche di commentare una cosa che in qualche modo è storica, perché con il rapporto di rinnovata amicizia tra il Real Forio e il Torrione si chiude un po' il cerchio di tutto il settore giovanile nel comune di Forio, fatto tutto in funzione della prima squadra di eccellenza. Ecco, proprio in questo noi stiamo lavorando dalla base, che sarebbe il settore giovanile. Abbiamo fatto questa unificazione delle due società, cioè costruendo, loro rimarranno con una squadretta giusto per mantenere il numero di matricola, faranno parte della nostra società, decideranno insieme a noi sia per il settore giovanile che per la prima squadra, anche se da quest'anno, da quando abbiamo iniziato con la prima squadra, non è stato possibile. Questa è la base per iniziare a fare il vero calcio a Forio. Sono molto contento di questo perché in tanti anni non c'era mai nessuno riuscito, ci sono riuscito io e sono felice di questo. Possiamo spendere una parola in questo senso e anche per quello che riguarda la prima squadra del Forio nel ringraziare anche l'avvocato Gianni Matarese per essersi avvicinato, no, al progetto calcio ancora di più? Allora, prima voglio terminare una cosa, voglio ringraziare a Franco Migliaccio del Torrione con il presidente, che sono state delle persone disponibili a costruire questa cosa. Significa che anche loro hanno interessi a collaborare, a costruire per il futuro della prima squadra. Naturalmente poi va ringraziato un po' tutti, l'avvocato Matarese, l'avvocato Di Maio, che sono i principali artefici della ricostruzione del Forio prima squadra. Ringraziamo anche naturalmente il sindaco, che è fondamentale, che ci sta vicino e ci aiuta in questa lunga e tortuosa strada per la salvezza. Facciamo in bocca al lupo a mister Flavio Leo, che insomma questa volta possa iniziare con altri auspici rispetto a 2 anni fa. Certo, mister Flavio Leo è stata una scelta ponderata, aiutata dal fatto che lui era disponibile, si è messo subito a disposizione. Poi c'è il direttore generale, che in questo momento è Giovanni Ovine, che altrettanto una persona squisita. Devo ringraziare Michele Castagliul, che si è messo a disposizione per la squadra, Franco Napolano, che darà una mano come aiutante sempre della prima squadra, e Michele per i portieri, che si è messo, Michele Di Meglio, che si è preso un grande impegno di aiutarci. Però non possiamo dimenticare anche il preparatore atletico Pierangelo Pesce, che torna all'ombra del Torrione, insomma una pedina anche questa fondamentale. Allora, chiedo scusa a Pierangelo che me ne sono dimenticato. Sì, Pierangelo, devo essere onesto, una persona squisita, ha un carattere forte, però quando si parla del Forio lui si rende sempre disponibile in un modo o nell'altro. Basta che gli chiedi se vuole aiutarci, lui si è messo subito a disposizione, è adesso presente sul campo e sarà presente con noi tutto l'anno. Lo devo solo ringraziare.